in collaborazione con Giannone Sport. Cari amici, buonasera, mercoledì 29 aprile, benvenuti ai Piemonte in Corsa, puntata numero 317. E in cabina di regia, come al solito, abbiamo Alberto Mola, alle camere Giovanni Rossi. Subito complimenti a Gianni Stella del Giannone Running, che vediamo in foto, a Londra è stato strepitoso. Questo è il suo tempo col quale ha chiuso questa maratona, un tempo direi a 48 anni a livello mondiale. E abbiamo anche la sua foto all'arrivo, e eccolo qua, ovviamente festante. Devo dire che c'era anche Ferrarese, suo compagno di squadra, sempre del Giannone Ranni, un po' più giovane, ma anche lui una bellissima gara. E poi un saluto a Luigi Tosetto, un bianco-nero doc, che tutte le volte che mi vede prima, durante la gara, prima di partire, mi dice: se ci vediamo, stai tranquillo Bocchino, che il toro vince. Questa volta ci hai azzeccato, te l'ho promesso, un bel saluto. E ovviamente per l'occasione ho messo anche questa tinta qua, che magari non va bene con la giacca, però va bene col cuore. Subito i nostri ospiti di questa sera: Massimo Casagrande, presidente della Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero, per la 21 km del Barolo Castelli delle Langhe. Vicino a lui Gianni Morano, della podistica Vigone che corre per la mezza di Varennes. E poi Gabriele Abate, presidente della Valsusa Running Team, per appunto la Valsusa Trail a tappe. Ho omesso di dire che è un azzurro di corsa in montagna, però lo conoscete già tutti. E poi infine Fabrizio Borgo, della Commissione Sport del Comune di San Maurizio, per la corsa stracittadina in programma appunto il 1° maggio. Bene, però subito qualche notizia di atletica. Il chivassese Marco Lingua, che abbiamo in foto, dell'Atletica Calvesi, in Portogallo ha ottenuto il minimo per i mondiali di Pechino nel lancio del martello con 76,01. Complimenti Marco, è più invecchia e più va forte, anzi più lancia a lungo. Alla Muia Lunga sul Mar, sui 10 km, in evidenza gli atleti piemontesi. Al maschile, secondo posto per Andrea Tagnese del CUS Torino in 29,54, alle spalle di Marco Salami dell'Esercito, che lo ha preceduto per soli 2 secondi. Al femminile, seconda piazza per Sara Abrogiato dell'Aeronautica CUS Torino, che abbiamo in foto, 34,05. Ottimo anche il quarto posto di Giorgia Morano, magari può essere la figlia proprio di Gianni Morano, anche lei del CUS Torino, che vediamo in foto, con 34,46. Bene, Fabrizio, veniamo subito, solo perché questa sera abbiamo carne molto nutrita. Eccola qua Giorgia. E il papà se la gode, se la mangia, giustamente. Giusto, giusto. L'orgoglio di papi. Orgoglio. Allora, Fabrizio, quali sono le novità? Innanzitutto la novità già nella tua presentazione, perché membro della Commissione Sport del Comune, stai facendo dei progressi. Guarda, da quando non corro devo trovare qualche alternativa e quindi è un po' ma di si tempo. Ma si vede che sei bello in carne, si vede che... Me lo dice anche la bilancia, devo ammettere che si vede, sì. Beh, è un po' di anni che collaboro con la Commissione Sport del Comune di San Maurizio e come Commissione Sport, come assessorato allo sport, abbiamo organizzato una serie di iniziative per coinvolgere i cittadini di San Maurizio nelle varie attività sportive, quindi dalla biciclettata ai tornei di calcio 5, ai tornei di calcio 11, una giornata di sport in piazza e la stracittadina che oramai è giunta alla 10ª edizione, proprio se vogliamo la punta di diamante, perché l'anno scorso tutto sommato abbiamo portato oltre 900 persone a correre, c'è a San Maurizio. Tra l'altro abbiamo poi le immagini da far vedere. Sì, al di là... che hai preso anche tu, oltretutto. Al di là, dicevo, dell'aspetto agonistico, dove bene o male gli atleti sono quelli, però il nostro interesse è proprio promuovere lo sport per i cittadini di San Maurizio. Considera che l'anno scorso c'erano quasi 200 sammauriziesi che hanno partecipato alla non competitiva,
che è proprio l'obiettivo della Commissione Sport e dell'assessorato. Finito diciamo, l'andatura un po' da agonista, si intravedono proprio subito i camminatori, che sono poi effettivamente i non competitivi. Eccoli qua, arrivano già, perciò ce n'è anche un bel numero, perciò un grosso successo. Ma sì, guarda, noi puntiamo soprattutto su quello, fermo restando che la gara è ovviamente una gara inserita nel circuito WISP regionale canavesano, quindi ovviamente tutti gli agonisti, sia WISP che FIDAL, possono partecipare alla gara. L'obiettivo nostro è proprio promuovere lo sport per chi normalmente non si mette nel mucchio, quindi con questa formula abbiamo, ti ripeto, l'anno scorso portato quasi 200 samoriziesi in strada e speriamo quest'anno di replicare con un buon numero di partecipanti. È cominciata un po' in sordina l'organizzazione di questa Stra San Maurizio. Mi ricordo che Lucio Danza ha detto: ma è un esperimento. Vedo che l'esperimento adesso alla 10ª edizione penso sia riuscito. Ma sì, sicuramente sì, perché dal punto di vista agonistico si è stabilita la data del 1º maggio un po' come riferimento fisso, e tolto le sovrapposizioni delle prime edizioni siamo arrivati ad avere adesso un discreto numero di agonisti, perché comunque anche i tesserati WISP l'anno scorso erano circa 600 all'arrivo, quindi sicuramente un numero, diciamo, considerevole visto i numeri attualmente in giro. E due volte che citi la WISP, manca il logo della FIDAL, non è stata approvata FIDAL o volutamente? La gara dal punto di vista tecnico è gestita dalla Equilibra Running Team e per tradizione oramai che questa è una gara affiliata a WISP, quindi a tutti gli effetti è nel circuito WISP, fermo restando che i tesserati FIDAL ovviamente come da convenzione possono gareggiare al di là degli atleti elite, ma non credo che ce ne siano molti che ambiscano a gareggiare venerdì a San Maurizio, insomma. Ecco, questa l'organizzazione, costano le organizzazioni. Tu hai trovato particolari difficoltà, cioè voi, perché tu sei un po' la punta dell'iceberg, un po' di tutta l'organizzazione, perché non penso che ci sia solo Fabrizio Borgo. No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. Noi, questa gara, a parte le prime 3-4 edizioni, è stata sempre organizzata dalla Nuova Atletica Cirié, che quest'anno con l'avvento di nuovi sponsor, quindi di Marco Bianco, di nuove energie, diciamo, evolute in questa Equilibra Running Team, che è la società che ufficialmente organizza. Chiaramente, al di là degli aspetti tecnici per organizzare una gara di queste dimensioni, c'è bisogno di un contributo da parte del comune, dell'assessorato, e devo dire che l'assessorato allo sport di San Maurizio è sempre stato molto vicino a questa manifestazione, che consente, lasciami dire, ad esempio, a tutti i cittadini di San Maurizio, residenti nel comune o nati nel comune di San Maurizio, di gareggiare a titolo gratuito. È chiaro che queste cose le puoi fare se dietro hai un minimo di contributo da parte dell'assessorato. Cioè, San Mauriziesi. Coloro che sono nati o sono residenti a San Maurizio gareggiano a titolo gratuito, la loro iscrizione è offerta dal comune di San Maurizio. Penso fosse così, non so, cito a caso la Stra Torino o... Chiaro, lo puoi fare quando i numeri sono di una certa dimensione. Noi puntiamo ad averne sempre di più, però è chiaro che a un certo punto speriamo si fermino, perché il contributo è quello che è, quindi già adesso cominciamo a essere borderline. C'è stata l'edizione, adesso io ho fatto una battuta, però tanto per riappacificarmi con Luigi Chiabrera, perché sicuramente avrebbe da obiettare qualcosa, però c'è stata un'edizione della Turi Marathon che offriva la partecipazione gratuita a chi aveva già partecipato o a tutte le maratone, adesso non mi ricordo bene. Comunque anche lui ha percorso questa strada, per non risalire poi a Padova, che proprio aveva offerto l'iscrizione gratuita. Ma sai, quando hai a che fare con manifestazioni di una certa dimensione, quindi hai anche sponsor di un certo calibro, puoi anche permetterti di discutere sulla quota di iscrizione. Chiaro, qui stiamo parlando di iscrizioni che costano 6 euro, e quindi è tutto un altro discorso, insomma. Quindi, o c'è un grande sponsor, ma su manifestazioni di questa dimensione ovviamente è difficile, oppure hai un assessorato allo sport, come in questo caso, che ti aiuta nel promuovere le attività mirate ai cittadini del paese. Sì, riuscite molto bene a ottimizzare i rapporti con le istituzioni, perché anche a Cirié avete sempre avuto un ottimo rapporto, e con l'ASCOM, quale avete organizzato il trofeo ASCOM, che ha sempre avuto un buon successo, e poi soprattutto con la Stra Cirié, eccetera. Adesso vediamo un po' se hai studiato, ti interrogerò un po' sul percorso della gara. Ma il percorso è sostanzialmente quello dell'anno passato, al di là di piccole modifiche, ma stiamo parlando veramente di un incrocio a sinistra anziché a destra, poca differenza. Quindi è sostanzialmente un circuito di poco meno di 10 km,
per chi farà la non competitiva a un certo punto c'è la possibilità, chi non se la sente di fare 10 km, di bypassare il percorso e quindi chiudere attorno ai 6 km. Un anello da circa 2 che si fa per tutti all'inizio, quindi con la possibilità di ripassare sulla zona di partenza, e poi un giro un po' più ampio sulle viette del paese. Le iscrizioni devono essere obbligatoriamente fatte in precedenza o si può iscrivere lì sul posto senza aggravio di spesa? Guarda, per quanto riguarda gli agonisti è una gara WISP, quindi noi invitiamo a rispettare le regole della WISP in questo caso, quindi di iscriversi entro domani sera, giovedì 29, nel sito della WISP. Fermo restando che chi si vuole iscrivere la domenica mattina ritrova alle 8, fino alle 8 e mezza, compatibilmente con la disponibilità dei pettorali, riceveremo anche le iscrizioni dei last minute, diciamo, con una piccola maggiorazione di 2 euro che va alla segreteria che deve gestirsi tutta questa parte, diciamo, in maniera non organizzata. Per quanto riguarda invece la non competitiva, l'iscrizione la si può fare anche la domenica mattina fino a pochi istanti prima del via e sarai 6 euro senza nessuna maggiorazione. Ricordo che la gara è WISP e quindi si corre con i chip della Lega WISP, chi ce l'ha di proprietà ovviamente l'iscrizione si ferma ai 6 euro, chi non ce l'ha pagherà un euro in più per il noleggio del chip. Vorrei porre l'accento un po' su una questione dei parcheggi, perché so che la scorsa edizione ci sono state delle piccole dispute tra coloro che avevano parcheggiato e non avevano visto il divieto di parcheggio proprio nel vialone dove in pratica si parte, e appunto coloro, gli ausiliari, che dovevano poi comminare queste multe, e si è quasi arrivate le mani con un podista, e poi si ovviamente ha prevalso il buon senso. Però per evitare queste cose mettete dei divieti che siano visibili, chiaramente visibili, oppure bisogna dare intuizione? Beh, sicuramente vedremo di fare in modo, da una parte, che ci sia la giusta flessibilità da parte del comandante, dei vigili, della sua struttura, ma dall'altra che vengano rispettate le regole che vengono dettate. Se si decide di non parcheggiare lì è perché lì si parte, quindi è corretto che nessuno metta la macchina lì, poi vedremo insomma di gestirla. Pensano subito che sia un modo per ripianare il bilancio? No, beh, anche perché, ripeto, stiamo parlando di San Maurizio Canavese, quindi i problemi di parcheggio, per fortuna, non sono ancora quelli che ho trovato io oggi venendo qui in studio, quindi c'è modo di parcheggiare, poi con 50 metri di distanza dal via, insomma, un atleta, uno che va a correre una gara, non credo che abbia problemi ad avvicinarsi al punto di partenza. Ecco, che ricordo, è in piazza Marconi, quindi la piazza della stazione. La solita piazza. Esattamente, la solita, no, perché siccome abbiamo fissato la data del 1° maggio, era capitato alcune edizioni fa che coincideva con il mercato e quindi il 1° maggio si era andati a correre in un'altra zona di San Maurizio. Invece no, domani venerdì si correrà esattamente in piazza Marconi, quindi partenza arrivo nella piazza della stazione ferroviaria, per capirci. Ecco, visto che fai anche parte della Equilibra Running Team, questo nuovo marchio nel panorama del podismo torinese, e ci puoi annunciare magari delle prossime manifestazioni? L'Equilibra Running Team è molto, molto attiva, devo dire, da quel punto di vista. Rispetto alla vecchia Nuova Atletica Cirié ci sono sostanzialmente due strutture all'interno della società, quindi una che fa capo a Mauro Gilardi, che gestisce gli ormai oltre 60 atleti tesserati, e un'altra il cui riferimento è Lucio Danza, che segue l'aspetto tecnico organizzativo. Su quest'ultima abbiamo già collaborato con la mezza si è disputata un mesetto fa da Lanzo a Caselle insieme alla Filmar. Il calendario delle gare prevede appunto la gara di venerdì 1° maggio, poi ci sarà un'altra gara non competitiva, anche qui un nuovo esperimento che si farà il 10 maggio in Torino, e poi sostanzialmente in Torino? Sì, nella zona del Valentino. Però su questo lascio poi a Lucio Danza darvi tutti i dettagli. È perché siamo vicini, poi anche sbilanciarti. No, non voglio rubare il mestiere, vedrete che Lucio vi saprà delucidare su queste nuove cose. E chi verrà a San Maurizio probabilmente avrà anche i volantini. Bene. Poi per il resto ovviamente sono le classiche gare, quindi la notturna di Nole, la Stracirie e così via. E chi più ne ha ne metta. Bene, fa piacere che ci sia sempre questo fermento da parte degli organizzatori, che siano così tutti entusiasti come lo è Fabrizio Borgo, che tra l'altro possiamo anticipare ai telespettatori che ci sarà il filmato della San Maurizio? Sicuramente sì, la telecamera c'è e quindi vedremo di fare il meglio per fornirti quanto necessario per mandare. Allora, possiamo annunciarlo, avremo il servizio filmato di Fabrizio Borgo. Per adesso però un minutino di pubblicità.
Ben ritrovati, seconda parte di mercoledì 29 aprile di Piemonte in corsa. Bene, domenica scorsa c'è stato, no, domenica scorsa, adesso ho perso il conto perché c'era 25 e 26, sabato scorso nel Parco del Valentino si è disputata la 10ª edizione della corsa Oltre la Vista, Oltre la SLA, che ha radunato oltre 1 milione, ecco qui ci sono le immagini che fanno, testimoniano che c'è stata veramente la coda per prendere il pettorale. Oltre 1 migliaio di partecipanti e 100 di bambini e 50 di non vedenti con i loro accompagnatori. Il trofeo Piero Mallen per la squadra più numerosa al base running, primo arrivato Giorgio Foti, Giannone Running, e la prima donna Antonella Gravino della Filmar, appunto. Abbiamo qui Maurizio, Fabrizio Borgo che è un, diciamo così, anche assistito dalla Filmar. Anone, 680 classificati, con successo di Luca Cerva del Forno davanti a Marco D'Assetto Chivassesi e il pinerolese Gianluca Ferrato. In campo femminile, successo di Elisa Sartoretto del Borgaretto davanti a Manuela Pagano, GSPT, e Sara Vasone del Murialdo. A Boves, 191 classificati sulle strade del Colla, sabato scorso sempre. Successo di Luca Massimino, Roata Chiusani, su Luca Molineri, Saluzzo e Danilo Brustolon Roata. In campo femminile la vittoria vallallieva Valentina Gemetto del Saluzzo, che precede la compagna di club Michela Beltrando allo sprint. Terza Lara Mustat, Circolo Minerva. A Vistrorio, alla 5 comuni del Canavesano Wisp, ben 403 classificati, con vittoria di Edward Young del Val Chiusella davanti a Fabio Novaria del Durbano Gas Energy e Giancarlo De Vincenzo Super Runner. Tra le donne vince Nadia Re dell'Andrade su Katarzyna Kuzminska del Durbano Gas Energy e Lara Paganone del Pont. A Novi Ligure 278 classificati attraverso i colli novesi. Youssef Sbai della Tranese vince lasciando alle spalle Mohamed Ritti, Cambiaso Risso e Corrado Mortillaro del Palzola. Ilaria Bergaglio Solvay si impone invece nella prova femminile davanti a Giovanna Caviglia del Brancaleone e alla 60enne Silvia Bolognesi. E infine per la montagna la Barge Montebracco sulle orme dei trappisti con 153 classificati è stata vinta da Davide Preve, Roata Chiusani, davanti a Paolo Bert, Valle Infernotto e a Danilo Lantermino del Valle Varaita. Al femminile successo per Elena Bagnus, Valle Varaita, seguita da Lara Musta, Circolo Minerva e Marina Plavan, Valpellice. Gabriele, stiamo parlando della montagna ed obbligo venire a Gabriele Abate, ex azzurro di corpo, devo dire ex o... No, speriamo di no, dai. No, perché per un po' sei stato fermo. Sì, ho avuto un anno di stop quest'anno, nel 2014, ma insomma, speriamo... E poi ormai ti sei rimesso perché hai già gareggiato. Sì, ancora qualche problemino di riassetto, quando stai fermo un anno è sempre impegnativo, però... L'età. Visto che qualcuno arriva anche a 40 anni in nazionale, speriamo ancora di avere qualche anno. Bravo. Sì, ma sicuramente non ne dubitiamo, anche perché sei stato altre volte nel corso della tua carriera, hai avuto altri infortuni, sì. E l'hai sempre sfangata poi con onore. Adesso tra l'altro questa sera sei qui per presentarci delle gare, ma soprattutto vedo un bellissimo marchio che è Valsusa Running Team, una nuova formazione. Sì, una nuova squadra che abbiamo creato con un gruppo di amici in Val di Susa. Uno per raccogliere un po' le persone che si sentivano un po' spaesate tra le varie società della zona, no? Riuscire un po' a unire un po', il portare il nome della propria valle, comunque dei tu pensi propri che territori. C'era un campionato della Valsusa? Lo so, io ero piccolino e lo facevo e mi è dispiaciuto che non ci fosse, più. Comunque, secondo me è una cosa bella portare... È una tua particolare interpretazione di rilassamento, di relax. Sì, lì si gioca mia moglie e la mia bimba che mi prendono in giro, insomma. E d'altronde... Qua invece il nostro gruppo del direttivo nuovo del Valsusa Running Team, che appunto abbiamo deciso di organizzare in questi giorni una corsa a tappe, uno per lanciare i nostri territori, che insomma per noi è il nostro obiettivo principale, e due per raccogliere appunto adesioni anche al nostro nuovo team, che comunque nel giro di insomma 15-20 giorni che abbiamo aperto siamo già un nutrito con gruppo nomi, di 25 con persone. Nomi eccellenti, mi pare. Sì, abbiamo lanciato l'idea e è subito stata ben appresa. Per adesso quest'anno l'abbiamo solo fatta Wisp, il prossimo anno penso che lanceremo ci lanceremo anche in campo Fidal
ovviamente. Cosa, Gabriele, qui sei tu che stai... No, questo qui è uno dei miei ragazzi del direttivo, Daniele, e abbiamo fatto delle riprese sul tracciato proprio per far vedere il percorso del, questo qui è del Valsusa Trail, che quest'anno sarà la terza edizione, comunque la prima e seconda edizione abbiamo avuto 550 partecipazioni. E per un trail in zona, insomma, con il 70-80% di persone da fuori provincia, fuori regione, per cui insomma, diciamo che il grosso, noi lavoriamo tantissimo, è diventato un tracciato fisso, per cui chi vuole andarsi a allenare oramai sa benissimo che può andare, noi usciamo ogni 3 settimane a ripulirlo e stiamo facendo degli altri tracciati fissi, che è il nostro obiettivo principale. Una delle 3 tappe che ci sarà, per dire, domenica a Sant'Antonio di Susa, diventerà un tracciato fisso nel parco di 3,5 km che la gente potrà andarsi a allenare, tutto tracciato e mantenuto pulito con degli accordi con le varie associazioni per mantenerlo pulito. Per esempio Valsusa Trail noi lo puliamo ogni 3 settimane, per cui vedete qua è la mulattiera che porta alla Sacra di San Michele, dei luoghi tipo il Sentiero dei Franchi che oramai erano abbandonati, noi li abbiamo ripristinati, sì, qua sono io per il coro. Abbiamo ripristinati e riportati a vita e adesso quotidianamente ci sono bambini, ragazzi, biciclette che percorrono il tracciato. Abbiamo accordi con altre associazioni tipo Bike Track che fanno escursionismo in bici, che anche loro ci aiutano nelle manifestazioni ad organizzare. E io direi che, tanto per farmi odiare un po' dai dirigenti, direi che questo è il miglior modo per promozionare. Si parla tanto di promozionare la corsa in montagna, questo è il modo migliore, penso. Mettersi sul campo. Sì, noi ci teniamo tanto, per cui ci impegniamo tantissime ore del nostro tempo libero, viene dedicato a questo. I frutti stanno arrivando, anche se ovviamente ci va il suo tempo, non si può pensare subito di ottenere, però vabbè, il Valsusa Trail ha avuto subito un gran successo, perché comunque un trail alla prima edizione, 500 persone e oltre 300 volontari sul tracciato, perché la cosa più importante sono avere i volontari sul tracciato, perché io ho visto dei trail in giro, non per parlare male, però ho visto delle cose dove vai e sul tracciato non trovi nessuno, all'arrivo non trovi nessuno, per cui ti scoraggia l'andare a farlo. Cioè io personalmente, se vado a una gara, vado perché c'è il pubblico, non vado solo per vincere o primeggiare, cioè vuoi che ci sia qualcuno a applaudirti, per cui sì, dal primo all'ultimo, anche perché mi raccontava proprio un podista, Martinello, che ci impiega 6 ore sulla maratona, era a Milano, dice una cosa allucinante, perché ha sbagliato strada, perché lui al 30° chilometro non c'era già più nessuno, né vigili, né segnalazioni, è andato poverino, è andato a farsi un giro allungato di 6-7 chilometri, insomma bisogna essere attenti anche a questo particolare aspetto della gara. Sì, noi per esempio al Valsusa Trail l'ultima parte ci sono gli ultimi corridori seguiti da 15 ragazzi del Bike Track che lo accompagnano fino all'arrivo. Cioè, c'è questa sintonia con con le altre associazioni. Poi per esempio sul percorso ci sono i campanacci che suonano, tutte le borgate che... Una festa, sì, non una solo bella una festa, fatica. Chi è venuto tendenzialmente è stato sempre molto... molto contento e sembra che vogliano tornare sempre, cioè noi abbiamo avuto un incremento. E come è nata questa idea del farlo in tre tappe? Io ho corso un paio di gare a tappe negli anni precedenti, è una cosa che mi è piaciuta molto, perché oltre a essere, ma è anche molto unione tra i vari atleti, perché si vedono 3 giorni consecutivi, per cui è una cosa carina. E è difficile da organizzare, molto complicata, perché sono 3 giorni molto impegnativi. E abbiamo unito anche le amministrazioni locali, che da amministratore penso che sia sempre difficile, ogni comune uno di fianco all'altro, c'è sempre un po' di guerra. E poi sono 3 giorni, 1, 2, 3 maggio. Esatto. La prima gara sarà a Vaie, sul percorso archeologico, per cui ripristiniamo un po' il percorso archeologico, è tutta una zona, ci sono 100 metri di dislivello, per cui è un leggero collinare, più si fa questo percorso archeologico che viene utilizzato molto dalle scolaresche. E 7 chilometri qualcosa. 7 chilometri, c'è anche la possibilità di fare anche con i cani, perché noi abbiamo anche un'altra, insomma, con un'associazione che fa corsa con i cani, corriamo anche con loro. E poi il 2 maggio c'è la 5K Speed, che è a Sant'Ambrogio, e il 3 appunto a Sant'Antonino. E si può correre anche la gara singola, volendo. Iscrizioni anche sì, al mattino. Sì, ecco, non obbligatoriamente tutte e tre. No, oppure sul sito valsusarunning.it. Ecco, per le iscrizioni... valsusarunning.it oppure al mattino. Oppure anche al mattino. Sì, noi le prendiamo anche al mattino. Non ci sono sovrattasse? Non ci sono sovrattasse. Molto bene. Allora, sapete come impiegare il weekend. 1, 2, 3 maggio in Valsusa, la prima tappa a Vaie,
che sarà bellissimo, penso. E poi con l'organizzazione, se lo dice Gabriele Abate, che della montagna ne ha fatto una ragione di vita, potete andare tranquillamente. Come potete tranquillamente fidarvi di questo minuto di pubblicità. Aspettateci. Ben ritrovati, terza parte di mercoledì 29 aprile di Piemonte in corsa, prossime gare del 1 maggio a Cafasse, 33esima edizione dell'H Bianca, 11 km, partenza alle 9.30 dal municipio. A Santià, 12esima maratona del riso, la maratona tra le acque, articolata su tre distanze, 42 km, 21 della mezza e 10 km del Gran Premio Provincia di Vercelli. A Paschera, San Defendente, Cuneo, 38esima tra i peschi in 10 km, partenza 15.30, poi si passa al 3 maggio, Valperga, la prima Trusignè Belmonte Trusignè, prova del campionato canavesano WISP, partenza alle 10 da Piazza Cibrario. La Loggia, 23esima edizione della Straloggia di 9 km, gara WISP che assegna le maglie regionale da campione individuale. Partenza adulti alle ore 10 in piazza Cavour. A Pollone, 35esimo giro di Pollone, 11 km 8, partenza alle ore 9 e infine a Varzo, la quinta Straasino, chilometri 11 e 6, campionato piemontese individuale assoluto di corsa in montagna, partenza alle ore 10 e 15. E il 3 maggio c'è anche questa mezza di Varenne. Questa edizione che promette di essere uno sfracello, perché tutti gli anni che vai aumenti sempre. Bah, speriamo, perché insomma è sempre difficile mantenere e ancora di più di crescere. Ma noi comunque partiamo già il 1 maggio, perché il 1 maggio abbiamo la terza edizione della Walking Varenne, che è una camminata che abbiamo tolto i camminatori dalla mezza di Varenne, perché il doppio giro comunque creava qualche problema poi di rallentamento per i corridori veloci. E noi il 3 maggio abbiamo dedicato, cioè il 1 maggio abbiamo dedicato questa manifestazione, che non è competitiva, non è niente. Non c'è bisogno di tesserini, tesseramenti? Assolutamente no. Camminata libera. Ecco, questi sono i passaggi che noi avremo sia per quanto riguarda il 1 maggio, sia per quanto riguarda il 3 maggio. Questo è dove vive proprio Varenne, il nostro cavallo, eccolo qua. E, quindi cerchiamo di legare queste due manifestazioni, proprio avere un momento, ecco, questa è la creazione della nuova medaglia che avremo quest'anno, che tutti gli anni abbiamo un artista locale o così che ci interpreta. Ogni anno diversa. E tutti gli anni abbiamo questa, quest'anno abbiamo questa interpretazione in ferro, qui è il momento in cui viene costruita, ne abbiamo fatta, eccola qui. Poi te ne ho portata una, dopo te la omaggio. Molto volentieri. E qui è il nostro mega pasta party dove tutti... Per ritemprare le energie, perché esatto, la 21 km... Visto considerato sempre... che è una fatica, ma deve essere anche una festa, deve essere una cosa carina. Abbiamo anche qui le nostre riprese. Questa si riferisce al 2014? Questo è il 2014. Qui avevamo come madrina la Valeria Straneo, quest'anno abbiamo Emma Quaglia come madrina, noi tutti gli anni abbiamo sempre un alto livello. Una madrina, chi lo sa, magari riusciremo anche a avere un padrino, perché abbiamo tutte le nostre fanciulle del direttivo che si lamentano di questa cosa, che il presidente... Questa, ma non è mica colpa loro se sono le donne che svettano nelle graduatorie nazionali. Sì, sì, hai ragione. E questa è Tariqua, che anche quest'anno, Tariqua Fissea, la vincitrice dell'anno scorso, della passata edizione, anche quest'anno tanto sarà brava, in batteria. Quanto modesta. È una brava ragazza. Qui è la partenza della nostra gara. Barco, È un bel... Qui ne avevate fatti quanti? E avevamo fatto più di 1000 partecipanti nella competitiva. Poi c'è il 11 km e mezzo non competitiva, che ci si può iscrivere per chi magari non riuscisse a fare le 21, è sempre comunque sullo stesso percorso, un giro bellissimo. Questi non hanno il pettorale? Non hanno il pettorale, non pagano l'iscrizione, hanno però bel fanno una bella presenza.
le nostre campagne sono meravigliose, sono praticamente le nostre zone di allenamento dove ci divertiamo a correre tutti i giorni. E per una volta però non puoi gareggiare in quella domenica. Beh, noi quei giorni lì abbiamo un po' di lavoro, in più condividiamo questo lavoro con 250 volontari che ci danno una grossissima mano, tutte le associazioni locali e tutte le altre associazioni, da Planet Baia ai Cavalieri del Pellice, tutto sul percorso. E tutti gli anni pensavamo che l'entusiasmo dell'inizio andasse un po' a sciamare, mentre invece non è assolutamente vero, anzi ci troviamo sempre più partecipazione dei volontari. Questo è cosa meravigliosa, perché diventa una grande festa ed è carino, ed è bello, no? Direi infatti che l'avventura continua. È quasi più una soddisfazione trovare tanti volontari più che tanti concorrenti. Ma è anche carino, sì, avere, vabbè, tanti, sì, concorrenti. Non esagero, ma neanche. No, capisco. Ma è bello avere sia uno che l'altro, no? Ma i volontari chiaramente coccolano i concorrenti, e poi se questi volontari si divertono, automaticamente si divertono anche i concorrenti, perché vedono l'allegria, vedono questa gioia del lavorare. Non è soltanto un lavoro o un peso, ma è veramente una grande festa, no? Tutto. Poi Bigone è un paese magnifico anche dal punto di vista urbanistico e da offre comunque tantissime attrattive da poter andare a vedere, che se andate sul sito le vedete, non mi sembra il caso, perché poi rischio di dimenticare qualcosa, no? Ecco, adesso a proposito, vediamo un po' se hai studiato anche tu. Fabrizio Borgo aveva studiato, e anche Gabriele Abate ha studiato. Vediamo un po' se Gianni Morano ha studiato. Allora, innanzitutto è una gara FIDAL, certo. Perciò le iscrizioni bisogna farle entro quanto? Ecco, bisogna farle una mezza. Essendo una mezza, fino alle 24 del primo maggio. Poi, per quanto riguarda i competitivi, le 24 del venerdì, è già un giorno in più, perché di solito si fanno il giovedì sera. Si poi, per carità, noi, io qui lo dico noi accettiamo tutti, nel senso che se vengono, ben volentieri, al limite non saranno i competitivi. Chi fa una 21? Lo so, però voglio dire, noi comunque accettiamo. Non è previsto un aggravio di iscrizione? C'è un 5 però. Euro per quel mattino, siamo a 25 euro. Si paga pur di entrare in classifica, scusa. Sì, nessun problema. Tracciato sempre il solito, l'abbiamo, la FIDA l'ha rimisurato quest'anno, abbiamo avuto qualche discussione, allora. Perché è certificata, perfetto. È importante perché si può mettere nell'annale del proprio record. No, qualcuno lamentava che questa gara è un pochettino più lunga, è una cosa o un'altra. È certificata, punto. Perciò, e basta. Piatta come un biliardo ed è bellissimo, per carità, si passa in posti che comunque sono piacevoli e tutto. Poi sta un po'. La partenza da dove avviene? La partenza è alle 9:30, si parte da Piazza Clemente Corte, la zona praticamente del villaggio della Maratona, e si arriva sempre lì. Quindi, vuoi dare due dritte per chi magari come me non è molto pratico? Guarda, Bigone è un paese sotto quel punto di vista magnifico, perché si può arrivare da quattro angoli, quindi si arriva da Torino, da Pinerolo, da Villafranca e da Pancaglieri, quindi praticamente si arriva tranquillamente. Ci sono dei volontari addetti a indirizzare ai quattro punti di parcheggio laterale, c'è un grosso parcheggio molto, molto vicino alla partenza gara, che chiaramente ha un pochettino di problemi poi dopo la gara, perché uno chiaramente se parcheggia lì poi deve aspettare che la gara finisca per poter andare via. No? Di solito. Però insomma c'è le premiazioni, c'è il pasta party dopo, quindi c'è tutto il tempo per intrattenersi e poi andare a prendere la macchina e andare via. Il consiglio che posso dare io è quello di seguire sicuramente le indicazioni sia dei vigili, dei volontari e tutto, perché loro hanno ben presente, secondo l'ora d'arrivo, la situazione dei parcheggi, e quindi viene indirizzato a secondo. Una cosa importante: è possibile al pomeriggio visitare sia la cascina dove vive Bahrain e sia proprio l'allevamento del grifone, che è un fiore all'occhiello della nostra campagna vigonese. E l'anno scorso purtroppo
Avevamo detto che si poteva andare a visitare Varenne, in realtà Varenne purtroppo per impegni mondani era andato via. Quest'anno invece ci sarà e quindi chi è interessato vada a vedere questo magnifico cavallo. L'impegno mondano sarebbe che sarebbe andato a donne, a cavalle? Io non so, non mi sono informato, non so che ha degli impegni perché insomma figli ne ha sparpagliati per tutto il mondo. Siamo ne in fascia protetta, altrimenti te l'avrei detto in piemontese, ma in detta... Siamo perdi. Veniamo alle cose serie. Protagonisti? Allora, protagonisti avremo Nazef Ahmed, che è il vincitore di due edizioni. Kanda Jonathan, che è il vincitore della tutta dritta di quest'anno. Sbai Youssef e Tama Valid per quanto riguarda il maschile. Per quanto riguarda il femminile abbiamo la vincitrice dell'anno scorso, Tariqua Fisseabera, Morano Giorgia, che mi sembra di conoscerla, sì, Catherine Bertone, Shida Federica e Gianotti Tiziana per quanto riguarda il femminile. E poi, ripeto, avremo la madrina Emma Quaglia, che l'anno scorso abbiamo avuto un grande successo per un'amicizia con Valeria Straneo, quest'anno bissiamo queste valenti. Ti porterà fortuna senz'altro, se ne hai bisogno, perché ormai sei così lanciato, sai, che sai, non hai bisogno. Ma la fortuna, per carità, aiuta gli audaci, però vedremo se continua. Speriamo. Ti faccio tutti gli auguri e un in bocca al lupo. Per grazie. Intanto, bene augurante, goditi un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, quarta e ultima parte ahimè di Piemonte in Corsa, mercoledì 29 aprile. Adesso siamo con Massimo Casagrande della Triangolo Sport, che organizza domenica 10 maggio, non questa domenica, la seconda edizione della 21 km del Barolo Castelli delle Langhe, che parte dalla Morra e arriva al castello di Grinzane Cavoro. Una bella manifestazione e molto impegnativa, penso. Sì, intanto Eugenio ti voglio ringraziare perché davvero il tuo invito è stato molto gradito, tu sei uno storico entusiasta presentatore di questa trasmissione, permettimi di farti i complimenti. Noi grazie. Della provincia di Cuneo spesso guardiamo a questa trasmissione molto importante, molto seguita da tanti runner che ci vengono anche a trovare nelle nostre zone, nelle Langhe, ad Alba, nelle nostre manifestazioni, quindi colgo l'occasione per ringraziare te, mi fa molto piacere anche tutti i runner di questa zona di Torino. E mi unisco perché effettivamente sì, ci sono molti che ci seguono, troppo buoni, però vuol dire che il lavoro che facciamo è fatto con entusiasmo, se non altro. Sicuramente. Ecco. Una digressione, poi ti ringrazio doppiamente perché mi sono ritrovato questa sera con degli amici organizzatori e quindi parzialmente concorrenti, ma poter ascoltare i loro problemi ti assicuro che è sì, motivo anche di così, ma di aiuto, perché terre ricche non dovreste avere questi problemi. Certo, però solo gli organizzatori sanno che cosa vuol dire esattamente organizzare delle manifestazioni, quindi la provincia grande però è sempre stata grande per quello. La provincia grande, noi abbiamo la fortuna certo di essere in una zona che è famosa, è molto bella, voglio ricordare i riconoscimenti UNESCO, certamente queste cose qua. Tra l'altro noi con quella di domenica, prossima domenica 10 maggio, arriviamo proprio ai piedi del castello di Grinzane Cavour, inserito recentemente proprio nel patrimonio dell'UNESCO, su un piazzale meraviglioso con una vista. Quindi il tracciato è su parte sterrato e parte su strada? Allora, fondamentalmente è un tracciato su strada, 21 km. La gara è su strada. Poi abbiamo un... queste sono immagini del... questa è l'ecomaratona. L'ecomaratona, perché poi, comunque i posti, la location, come dicono adesso, sì, sono sì, questi. Sì, allora velocemente noi organizziamo da ormai da 8 anni gare nella nostra zona delle Langhe e siamo partiti con l'ecomaratona, che è la manifestazione diciamo regina, che si svolge a novembre. In autunno ormai siamo giunti alla 6ª edizione, i risultati sono buoni, queste sono le immagini che la riguardano. E poi abbiamo deciso in primavera di affiancare delle manifestazioni che ricalcassero un pochettino questo,
questo discorso legato allo sport, certo, al podismo, ma anche al territorio e ai suoi prodotti. Quindi se in autunno parliamo di tartufi e di barbaresco, in primavera parliamo di vino, Barolo e Castelli. E quindi un discorso sportivo proiettato molto al territorio. Abbiamo tante visite di runner che vengono da molte parti d'Italia e anche dall'estero. Che tra l'altro ti sei portato anche un ricordino di Barolo, che sei lì a fianco, non so se Giovanni riesce poi a inquadrarlo, però lo diamo dopo alla regia perché non vorrei che sballassero le inquadrature, però sicuramente ti ringrazio io per conto loro. Sì, abbiamo portato il Barolo di Veglio Michelino, quindi sicuramente... Il re dei vini in pratica. Sicuramente sì. Veniamo al percorso. La Morra, dal Belvedere, Verduno, Roddi, Grinzane e Cavour al Castello. Sì, è un percorso spettacolare perché è tutto praticamente in costa. Eccolo qua. Il ritrovo difatti lo facciamo all'arrivo di Grinzane, dove faremo dei pullman navette che portiamo ecco, tutti i runner su ad Amora, perché la Amora è a 530 metri sul livello del mare, quindi c'è un belvedere spettacolare e quindi da lì poi in pratica si scende verso Verduno. E poi si Ma tu dove oggi. Consigli di parcheggiare? No, sempre a Grinzane. Il ritrovo è a Grinzane, tutti devono venire a Grinzane, lasciamo le macchine lì e poi con i pullman, con le navette, li portiamo su alla Morra. Ci saranno diverse navette, diversi pullman da 50 posti. Quindi un impegno non indifferente anche dal punto di vista organizzativo, perché c'è questo. Penso proprio, perché trasferire. Sì. Però abbiamo già avuto l'esperienza degli anni precedenti, è andato tutto bene. Sì, tutto funzionato. Quanti partecipanti? Ma allora, noi cerchiamo di cerchiamo un attimino di contingentarli, perché vorremmo gestire questa situazione un pochettino con calma. Poi, ripeto, ci sono anche tante gare, quindi vogliamo anche un attimino essere tranquilli e cercare di gestire. Ma non è che abbiate un numero chiuso? No, ma il numero chiuso in realtà c'è, perché comunque... Però adesso volete far bella figura comunque. Sì, esatto, perché noi per assurdo ci interessa sicuramente il numero dei partecipanti, perché è una manifestazione bella e cose da vedere, è veramente un peccato, no? Non vedere, quanto i percorsi sono fantastici. Come? L'iscrizione quant'è? Allora l'iscrizione, siamo partiti con 20 euro, però consideriamo che il discorso importante che abbiamo ribadito è quello della maglia. È vero che abbiamo tante maglie, no? Negli armadi, però noi abbiamo voluto fare una maglia molto bella, una maglia tecnica, esclusiva, realizzata da un produttore italiano, tra l'altro in omaggio alla tua cravatta, perché noi qui abbiamo un colore, vedo. Un colore vino, e quindi usciremo con questa maglia un po' particolare, e quindi sicuramente i tifosi della tua squadra magari avranno ancora più piacere, altri magari no, però questo è un discorso che va oltre, lo sappiamo, lo sport sempre deve prevaricare. Tutti la modalità delle iscrizioni come la modalità online, quindi si può andare sul sito di Triangolo Sport e quindi ci si può iscrivere al mattino. Al momento in realtà non l'abbiamo previsto, anche perché vogliamo vedere un attimino come si chiuderanno le iscrizioni di questa settimana, quindi invito chi è interessato a mandare le iscrizioni, perché qualora dovessimo raggiungere il numero dei bus, dei pullman che abbiamo prenotato, eventualmente non escluso che chiudiamo le iscrizioni. È un po' la filosofia che abbiamo fatto anche con l'Ecomaratona quest'anno, dove abbiamo chiuso le iscrizioni, queste sono le immagini dell'Ecomaratona di Alba, dove anche qui abbiamo chiuso le iscrizioni proprio per il motivo che vogliamo cercare di non sballare. Questa è la mezza, questo è l'arrivo di Alba. Questo è Alessandro Arnaud, questo è il nostro caratteristico Brindisi, perché noi promuoviamo costantemente le gare con i prodotti e quindi poi alla fine il Brindisi di Barbaresco o a Barolo con è il Barolo obbligatorio. È obbligatorio, quindi ci identifichiamo un po' per questa. Bisogna solo avere l'avvertenza di farsi portare da qualcuno in macchina, perché poi al ritorno poi ti beccano col pallone. Poi spesso anche a Grinzane quest'anno ci sarà uno stand dedicato sul piazzale all'arrivo di vino, quindi alla fine della corsa ci sarà del vino ottimo offerto. Ma di tutte le altre manifestazioni ci vuoi dare un cenno, le varie date? Sì, allora la prossima sarà questa del 10 di maggio, che è la 21 km su strada, e quindi per stradisti, diciamo, un percorso leggermente vallonato,
non c'è molto dislivello ed è, diciamo, la portata di tutto. D'altronde la bellezza della gara perché, sì, perché noi siamo orientati su delle manifestazioni che dimostrano le caratteristiche del territorio. Essendo in collina, chiaramente dobbiamo fare un percorso vallonato, è inutile andare a cercare una mezza sul fondovalle, sulla pianura, sulla tangenziale, non lo vogliamo fare, vogliamo che comunque passino i podisti dalle nostre parti. Poi oltretutto facciamo i percorsi coincidono sempre con i comuni, per cui noi in questo caso, in questo 21 km, troviamo quattro comuni bellissimi, quattro comuni importantissimi, La Morra, Verduno, Roddi, ci sono dei castelli fantastici, Grinzane e Cavour, quindi la caratteristica è quella di ritrovare dei percorsi che ci possano fare vedere questi comuni. E questa è la manifestazione del 10 di maggio, che, faccio un attimino un passo indietro, lo scorso anno si era svolta in realtà su due giornate, quindi avevamo raddoppiato le due mezze maratone, ne abbiamo fatta un'altra una al sabato e una alla domenica. E quindi altri quattro comuni super importanti, quindi sì, abbiamo coinvolto con la Cina Falletto, Saralunga d'Alba, Barolo e anche Monforte e Novello, quindi sempre questo spazio grande ai comuni. Quest'anno abbiamo fatto una sola, l'idea del prossimo anno è di riproporli se tutto funzionerà come si deve. Il 2 giugno? E questo 10 maggio. Invece il 2 giugno, ecco perché l'anno scorso non avevamo fatto le due gare, e perché ci siamo, sulla spinta anche dell'ufficio del turismo di Alba, dell'ATL anche di Cuneo, è stata creata una manifestazione Wonderful Outdoor Week. All'interno di questa abbiamo creato la Barbaresco Barolo Ultra Trail, quindi una manifestazione davvero molto importante, un trail che un pochettino mancava, e questo è di nuovo un percorso fantastico. Questo è tutto esclusivamente per atleti di trail. Sono 50 km, attraversiamo 14 territori di comuni. Accidenti. E andiamo ad unire i due vini, i due comuni dei due vini, ma non è solo questo, perché oltre a passare dalle vigne del Barbaresco alle vigne del Barolo, attraversiamo veramente l'alta Langa, dei comuni bellissimi, le Nocciole, attraversiamo Neiva, attraversiamo Trezzo. Come te la cavi con l'organizzazione? Treso. Ma l'organizzazione è impegnativa, questo sicuramente. Cerchiamo di coinvolgere i comuni che, per quanto possono, partecipano, perché chiaramente 14 comuni, già solo il fatto di contattarli è un impegno non indifferente. Sì, basta che però ogni comune offra, non so, 10 volontari, la cosa diventa. Esatto, esatto. Noi contiamo molto sulla partecipazione dei comuni, perché vorremmo che comunque queste manifestazioni, che, ripeto, con questa parola abusata, di territorio, vogliamo coinvolgere, vorremmo veramente che fosse una festa dei paesi, un'unione dei paesi, e quindi. Ma già un po' succede con l'ecomaratona, adesso con il tempo, chiaramente alle prime edizioni ci vuole un attimino, ma poi vediamo con l'ecomaratona, abbiamo molte soddisfazioni, perché comunque c'è, per intanto, c'è tanta partecipazione. Invito tutti, anche coloro che sono soprattutto in zona, ad andare a gareggiare il 10 maggio con la tua manifestazione, sicuramente tornerete soddisfatti, mentre invece Gianni Morano vi dà appuntamento domenica 3 maggio a Vigone. E Gabriele Abate venerdì, sabato e domenica il trittico in Valsusa, e infine Fabrizio Borgo per il 1° maggio vi dà appuntamento a San Maurizio per la stracittadina. Eugenio Bocchino invece vi ringrazia e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, ovviamente con altri argomenti e altri ospiti. Intanto vi annuncio le repliche domani mattina, giovedì alle ore 6 su questa rete, venerdì alle ore 21 però su GRP2 canale 114. Prima di lasciarvi col mio pensierino, purtroppo devo darvi la notizia che è mancato Giovanni Pilloni, fratello di Luigi Pilloni. Da tempo si era trasferito a Santo Domingo e l'aveva seguito poi anche Luigi Pilloni, che è lui che ce l'ha comunicato. Super giù sui 70 anni, perché era leggermente più vecchio di Luigi. E adesso però vi lascio con il mio pensierino. Ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino. Notte. In collaborazione con Giannone Sport.